Proseguono le iniziative culturali promosse dalla BCC. Questa sera è di scena, per così dire, Alessandro Mari con la sua fatica letteraria Troppa umana speranza, un modo per far crescere anche culturalmente il territorio. Sì, il nostro auditorium ormai è diventato un luogo di cultura affermato. Dopo Capranica stiamo ospitando questo giovane autore. Giovane autore del nord, mi fa piacere dirlo questo, perché questa volta al sud diamo visibilità ad un giovane brillante di Busto Arsizio, che ha fatto una bella opera inquadrata nei primi del Novecento e che ben si staglia nell'orizzonte delle pubblicazioni degli ultimi tempi in relazione ai 150 anni della Unità d'Italia. Il nostro impegno continua a essere quello di portare sul territorio nomi importanti e fondamentalmente favorire i giovani. Sentiamo allora cosa ci dice l'autore Alessandro Mari. Questo romanzo nasce da una mia incapacità. Diciamo così, ovvero questo romanzo nasce con un personaggio anzitutto che è Colombino, mi sentite? Ovvero questo, lei è stata molto pudica, ma io nel romanzo lo chiamo un mena merda, perché così si diceva al mio paese, o meglio il paese dove io sono nato nell'Ottocento così si diceva, perché la merda per i contadini della pianura lombarda era la concreta speranza dell'Ottocento, nel senso che la brughiera lombarda dove io sono nato ha un terreno argilloso, cioè ingolla qualsiasi goccia di pioggia al cielo mandi. E quindi se la si vuole far fruttificare serve il letame. Ma non solo. Questo letame è così catalizzante, cioè è così forte l'attrazione di questo letame, che questo letame ha verso i contadini, che addirittura io esagero, perché Colombino è il prete, diciamo, che gli fa da padre, si inventano questo rito di benedizione del letame, no? Che nasce a San Donato. Sapete quando si benedicono le cose per i malanni dell'inverno e la gola? Ecco, loro si inventano, insomma, di benedire anche la merda, perché teologicamente, diciamo, la merda non differisce molto dal frutto o dalla manna celeste, perché da lì arriva poi quello che mangia.